Buonasera dalla redazione di Teletruria. Siamo all'appuntamento consueto con le notizie dalle vallate. Iniziamo con questa notizia che parla di un potenziamento dei mezzi con 10 nuove assunzioni. Così è stato potenziato il servizio di forestazione dell'Unione dei Comuni che gestisce oltre 12.000 ettari di patrimonio agricolo regionale. Vediamo il servizio. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino potenzia il servizio di forestazione, ritenuto essenziale per la gestione dell'immenso patrimonio agricolo regionale nel territorio casentinese. L'acquisto di un escavatore con relative attrezzature, di verricelli, di una scortecciatrice, di una sega tronchi e di due trattori agricoli ha ulteriormente potenziato il servizio, che nell'ultimo biennio ha inoltre visto l'assunzione di altri 10 operai. I mezzi sono stati acquistati grazie a finanziamenti regionali e quelli del PSR, con l'obiettivo di continuare una corretta gestione in oltre 12.000 ettari di patrimonio agricolo forestale regionale nel territorio casentinese e che ogni giorno vede impegnati 39 persone tra guardie e operai agricoli forestali dipendenti dell'Unione, oltre al team di impiegati e tecnici che lavorano nella sede operativa di località Pianacci. Quest'ultima è stata inaugurata nel 2019 e ha visto la concentrazione del servizio di forestazione del COM in un'unica struttura dove sono presenti, oltre agli uffici, una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una per il volontariato e una sala per le telecomunicazioni. Il patrimonio forestale del nostro territorio è davvero molto vasto e complesso e comporta un lavoro costante e quotidiano da parte di operai specializzati che si avvalgono di mezzi specifici, ha spiegato la Presidente dell'Unione Eleonora Ducci. Il nostro obiettivo è quello di tutelarlo, metterlo in sicurezza, ma anche renderlo più attrattivo da un punto di vista turistico. Nell'ultimo biennio abbiamo potenziato il personale con ben 10 assunzioni, acquistato nuovi mezzi all'avanguardia per cercare di rispondere ad ogni esigenza. Andiamo a Città di Castello, dove ci sono scambi tra centri studi e musei. Prestigiose collaborazioni e scambi tra musei e centri studi scientifici di livello internazionale. Il Museo di Città di Castello Malacos e l'Aquarium Mondo Marino di Massa Marittima hanno raggiunto un accordo per l'inaugurazione del nuovo padiglione dedicato alla malacologia e alla conservazione dei molluschi. Il tutto alla presenza del professor Gianluigi Bini, massimo esperto nazionale e tra i più rinomati a livello internazionale, oltre che dello staff del Museo Malacos di Città di Castello, insieme alle dottoresse Deborah Nucci e Beatrice Santucci. La realizzazione presso questo aquarium è il frutto della collaborazione ormai di lunga data tra le due strutture, che ha visto impegnati il professor Primo Micarelli, responsabile della ricerca, e lo staff del Museo Malacos di Città di Castello per la sistemazione dei reperti che sono stati gratuitamente ceduti all'aquarium. Abbiamo inaugurato un nuovo padiglione scientifico alla presenza del massimo esperto italiano di malacologia, il professor Bini, e il suo staff. I reperti ospitati sono di grande interesse scientifico e rappresentano un importante arricchimento della già importante collezione di reperti legati agli squali e a tutti gli altri animali che sono ospitati nel museo. I reperti ospitati sono di grande interesse scientifico e rappresentano un importante arricchimento della già importante collezione di reperti presente nella sezione museale dell'Aquarium. Sono molti i cittadini di Sinalunga che hanno aderito all'iniziativa Walk and Clean che si è svolta domenica scorsa. Si chiama Walk and Clean ed è l'iniziativa nata da un'idea di un gruppo di cittadini di Sinalunga, camminare e allo stesso tempo raccogliere i rifiuti abbandonati. Un modo per stare insieme, all'aria aperta, facendo del bene all'ambiente. L'ultima uscita è stata nella frazione di Scrofiano. Questa è la quarta tappa che facciamo nel comune di Sinalunga, un'iniziativa che è nata veramente in modo spontaneo da liberi cittadini che hanno solamente l'unico scopo di poter dare un contributo al nostro ambiente naturale. Oggi ci troviamo qui a Scrofiano insieme a Sostenibile Sinalunga, Lega Ambiente, Associazione Polisportiva Farnetele, Circolo Arce Gaiolo, con il contributo anche dell'amministrazione comunale di Sei Toscana. Noi abbiamo partecipato a questa iniziativa già da l'anno scorso e ci sembra una cosa molto importante per la società, solo che c'è la gente che sporca e noi vogliamo di pulire quello che fanno gli altri. Sono iniziative spontanee che io ho davvero
apprezzato e spronato in questi ultimi tempi, quindi ho valorizzato l'impegno di questi cittadini che per primo hanno iniziato per scherzo, magari in due o tre o quattro, e ora si raggiunge anche un numero di 40 persone. Il mio auspicio è che questi rifiuti se ne trovino sempre di meno, perché così significherà che qualche cosa è stato seminato e che sicuramente il messaggio sta arrivando a tutto il paese. Però ecco, sicuramente un buon segnale di senso civico e un buon insegnamento per tutto il paese. Questa è una delle tante tappe, poi seguiranno le prossime che saranno a Rigo Magno e a settembre il Giro Nazionale d'Italia di Plogging, che approderà come 36esima tappa qui a Sinalunga. Una serata dedicata alla musica della Passione di Cristo, con una dedica speciale alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra, è in programma del concerto della Passione, o Crux Ave, che si terrà giovedì 31 marzo alle 21 nella chiesa di San Domenico a Cortona, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ad esibirsi il coro da camera COE, un gruppo composto da 16 coristi provenienti dalla Polonia che si sono formati nel centro culturale Solokov Podlaski. Il programma prevede canti della Passione in latino, polacco e greco, con una dedica speciale in conclusione all'iniziativa. Ultimo brano del concerto sarà la canzone polacca Preghiera per la pace, ovviamente dedicata all'Ucraina. L'appuntamento alla chiesa di San Domenico è gratuito, con le regole della capienza secondo le normative Covid in vigore al 31 marzo. Divulgazione, prevenzione, ma anche repressione, si può riassumere così l'attività dell'ufficio ambientale che esercita la sua azione su più fronti. Qualche giorno fa il comune di Castiglione Fiorentino, come peraltro fa ogni anno, ha aderito all'evento internazionale dell'Ora Terra 2022, mettendo così in atto l'ultima azione in ordine di tempo finalizzata al rispetto ambientale e alla biodiversità. Dallo scorso mese, poi, grazie al servizio Sei Toscana, denominato Stop Amianto, è possibile rimuovere in autonomia l'amianto presente in ambiti di pertinenza delle abitazioni o locali di altro genere, mentre continua il monitoraggio delle postazioni della raccolta rifiuti. Le fototrappole sono state collocate via via nelle postazioni che presentavano il maggior abbandono di rifiuti. Questi sono servizi che l'amministrazione comunale ha ritenuto indispensabili per monitorare il territorio e al contempo incentivare la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali. Così conclude l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani. Il cassero per la scultura di Montevarchi si arricchisce di due nuove opere donate da una famiglia e dall'Associazione della Via dei Musei. Due nuove sculture vanno ad arricchire la già pregiata collezione del Cassero di Montevarchi, un museo che è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati dell'arte moderna e contemporanea. Si tratta di un gesso di Pietro Guerri, un inedito gesso di Pietro Guerri della fine dell'Ottocento e un bassorilievo in terracotta della fine degli anni 70 di Mario Bini. Sia Guerri che Bini fanno già parte della nostra collezione permanente con dei significativi nuclei di opere e questo ovviamente si vanno ad aggiungere a questi nuclei e alla collezione permanente del museo. Le due opere sono state donate dalla famiglia Chini e dall'associazione di Via De Musei. Sapendo che a casa avevo una opera proprio del maestro Bini, ho deciso di donarla qui, che è un posto molto interessante e molto bello, per cui sono contentissimo del fatto che questa donazione, anche a nome di mio fratello che purtroppo non c'è più. Un montevarchino che vive anche a Castiglioncello ha telefonato a uno di noi comunicando che c'era un gesso di Pietro Guerri per avere una stima commerciale. Abbiamo poi lasciato in mano una eventuale trattativa per un'acquisizione alla Federica, alla direttrice del Cassero, e nel frattempo abbiamo anche trovato subito un finanziatore, un montevarchino che pur non vivendo più a Montevarchi è rimasto affezionato, che preferisce l'anonimato, e dalla sera prima alla mattina dopo ci ha fatto arrivare il denaro necessario all'acquisizione. Quindi, acquisita l'opera, l'associazione ha fatto la donazione. È tutto per questa edizione, grazie della vostra attenzione e buon proseguimento di serata.